Allora Lorenzo, come sempre, apriamo la puntata con l'amica Silvia Pagni, ma al rientro ci sarà Barbara Passerini con due ospiti molto importanti. Bentornati all'Oroscopo Musicale e buon inizio settimana. Oggi, 6 novembre, nasceva veramente un grande cantante, cantautore italiano, dal nome Pino. Però Pino non ci dice niente, ascoltiamo. Nel 1954 nasceva Mango. Nato a Lago Negro, in provincia di Potenza, da Antonio, muratore, e Filomena Casalinga, è ultimogenito di 5 figli. Trascorre un breve periodo dell'infanzia a Milano prima di fare ritorno al paese natio con la famiglia. Noto per la sua particolare tecnica vocale, da alcuni definita semifalsetto, al suo stile che fonde pop rock con sonorità folk e world music, è stato attribuito il termine di pop mediterraneo. Il critico musicale Mario Luzzatto Fegiz ha definito Mango un autentico innovatore della musica leggera italiana. Dopo un esordio di scarso successo, raggiunge però la notorietà vendendo oltre 6 milioni di dischi. In età giovanile, Mango non era assolutamente interessato alla musica italiana. Ogni tanto, nei suoi piccoli concerti, suonava qualche brano di Lucio Battisti. I brani Per te che mi apri l'universo e Tu pioggia io mattino attirano l'attenzione di Patti Pravo, che lei reinterpreta nell'album Tanto. E anche Mia Martina è attratta dalle melodie di Mango e incide una propria sua versione di Se mi sfiori. Nel 1983 Mango presenta alla Fonit un provino, però non riceve attenzione e viene lasciato in giacenza. L'artista, già deluso dagli scarsi risultati dei primi 3 dischi, a detta di Mango venduti complessivamente in 300 copie, è intenzionato ad abbandonare la musica e riprendere gli studi universitari. Mogol, giunto negli studi della Fonit per sistemare gli archivi, scopre il provino e, colpito positivamente, desidera incontrare il cantante. Mogol, dopo l'incontro con Mango, decide di riscrivere il testo di un brano e così nasce Lo Oro. Questo brano diventa talmente importante per l'artista che avrà un grande successo. La vita dell'artista, sia sanremese e l'artista come concertista, la conosciamo tutti quanti. Conosciamo purtroppo anche la sua storia triste della sua morte. Immaginate le 4.000 persone che erano al concerto. Vedere questa scena, credo, non la dimenticheranno mai. Beh, era successo così. Era la sera del 7 dicembre del 2014. Il cantautore partecipa alla manifestazione in beneficenza World of Colors, tenutasi al Pala Ercole di Policoro. Durante l'evento in favore dei bambini e durante l'esibizione accusa un malore, scusandosi col pubblico interrompe l'esibizione. Portato nel retropalco, le condizioni appaiono subito gravi e malgrado gli imminenti soccorsi, l'artista muore prima di raggiungere l'ospedale per un attacco cardiaco fulminante all'età di 60 anni. A sua moglie Laura aveva confidato questo: cosa c'è di più bello che morire mentre fai musica davanti alla gente, e cioè mentre fai la cosa che ami di più? Durante la veglia di Mango, anche suo fratello Giovanni si sente male e muore di infarto. La mattina vengono svolti i funerali di Mango e nel pomeriggio del fratello Giovanni. Però c'è il lieto fine, perché la sua bambina Angelica continua a far brillare il nome del suo papà, perché oggi è diventata una grande interprete. E così vi saluto, anche per oggi è terminato l'oroscopo musicale. Vi aspetto tutti a domani con l'oroscopo musicale. Ciao!